Le immagini sono quelle del Viola Park Davide Astori di Firenze, la voce è quella di Edoardo Ferio per la Giovane Italia, e questo è il racconto di quella che è stata Fiorentina Frosinone, valida per la quarta giornata del campionato Under 16 Girone C. Viola che hanno già riposato in questa stagione, sono reduci dal KO patito dalla Roma per 2-1, il Frosinone invece due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate, la sconfitta è arrivata la settimana scorsa in casa contro l'Ascoli. Nella Fiorentina di Stefano Guberti 4-3-3 con Cagnotto affiancato da Morazzini e Lorusso davanti, Cianciulli davanti alla difesa con Diusse e Melai tra i pali, Mazzi. Nel Frosinone di Mister Marcella invece tre cambi rispetto alla settimana scorsa con Gioia tra i pali al posto di Vaccaro, Mienzi sulla corsia di destra al posto di Iannone e Carpentieri nel tridente d'attacco con Befani e Carlo Pio al posto di Petraglia. La prima occasione è subito per il Frosinone, Mirenzi da destra per Befani, Befani punta un avversario, poi serve un pallone al centro su cui non interviene nessuno, ci arriva invece la corrente, Mancini sul secondo palo che scarica in rete il capitano del Frosinone dopo tre minuti, ospiti già in vantaggio. La risposta della Fiorentina arriva subito, giusto. Lancia un pallone teleguidato per la corsa di Cagnotto che resiste al ritorno di Reali, arriva di fronte a Gioia e scarica in rete il gol del pareggio. Nel giro di 10 minuti botta e risposta tra Fiorentina e Frosinone. Ancora Viola in avanti con Colaciuri che recupera un pallone e innesca la corsa del solito Cagnotto che scappa sulla corsia di destra, entra in area, va al tiro, Gioia risponde sulla conclusione ma non può nulla, sul tap-in di Lorusso, Fiorentina 2, Frosinone 1, poco dopo la metà del primo tempo. La Viola prova a colpire immediatamente ancora con Cagnotto che riceve un pallone da Morazzini, calcia potente ma non preciso, palla a lato di poco, ancora chance per la Fiorentina. La risposta del Frosinone con Marini che recupera un pallone, passa a Menghini dentro da Carpentieri che difende il pallone, lo dà a spalle alla porta a Carlo Pio, conclusione ma Mazzi risponde e blocca. Poco dopo altra chance per la Fiorentina con Morazzini che dà il pallone a Cagnotto, conclusione, palla a lato di un soffio, chance per il 3-1 della Fiorentina al 28esimo. Il primo tempo si chiude 2-1 ma le emozioni dal Viola Park non sono ancora finite. Il Frosinone ha una prima occasione da calcio d'angolo, la palla che spiove al centro, Mancini conclude a distanza ravvicinata ma palla alta, sciupa la doppietta il capitano. Ancora Mancini, protagonista, riceve un pallone sulla sinistra, si accentra, poi serve Carpentieri in profondità, la conclusione dell'attaccante è completamente fuori misura, da buona posizione. La Fiorentina prova a farsi vedere in contropiede, recupera un pallone sulla propria tre quarti e innesca la velocità di Lorusso che riesce a servire Melai. La conclusione dal limite dell'area viene parata da Gioia, grande l'intervento del estremo difensore frosinate. Il Frosinone colpisce però in contropiede, lancio lungo per Befani che batte in velocità il diretto avversario, arriva davanti a Mazzi e scarica sotto la traversa, pareggio del Frosinone a mezz'ora del secondo tempo, 2-2. E non è finita qui perché poco prima del 40esimo Petraglia è entrato da 20 secondi, riceve un pallone in aria, punta la porta e poi di precisione sul secondo palo batte Mazzi per il gol del 3-2 e l'esplosione di gioia della panchina ospite
a appena un minuto dalla fine. Petaglia, entrato da 20 secondi, decide il match, perché questa è anche l'ultima occasione della partita, è l'ultima emozione. Frosinone batte Fiorentina 3-2 al Viola Park e in attesa del recupero della partita dell'Empoli contro il Bari si issa da solo in vetta alla classifica.